Buonasera, buonasera da Rai Sport, apertura dedicata al nuoto perché dobbiamo darvi conto dell'impresa di Fabio Scozzoli, della storica impresa di Scozzoli ai mondiali di Istanbul in vasca corta. Il 24enne di Lugo, già oro nei 50 metri agli europei di Budapest, ha conquistato la medaglia più ambita. Il nostro inviato Tommaso Mecarozzi. Il tabù che cade, l'impresa che permette all'uomo di entrare nella storia. È successo a Istanbul. Ci sono voluti 20 anni, poi Fabio Scozzoli è salito sul gradino più alto del podio. Medaglia d'oro. Mai un italiano c'era riuscito in una gara individuale ad un mondiale in vasca corta. Una gara perfetta, i suoi 100 rana. La responsabilità e il peso di essere l'uomo da battere, ma non è accaduto come a Londra. È stato forte anche di testa, 57-10, vicino al proprio primato personale, avversari annientati. Devastante Fabio Scozzoli, cerca di mantenere la prima posizione. Fabio Scozzoli vicinissimo alla vittoria. Fabio Scozzoli che vince la medaglia d'oro, il titolo iridato in vasca corta. È la prima volta. I vari pellegrini, Magnini, Rosolino, Fioravanti, avevano regalato una prima volta al nuoto azzurro. Fabio no. Tanti successi, sì, ma era già accaduto a qualcuno prima di lui. Ora il giusto premio a chi da 2 anni è l'azzurro migliore al maschile e più continuo in generale e che ora, benvenuto, è anche nella storia per sempre.